Ciao amici di Growth Magazine, oggi siamo in compagnia di Fabio D'Antonio e Fabio De Vincentis, Eddie e Ruggeri. Fabio De Vincentis di Puglia Rock, invece Fabio D'Antonio Wonderworld. Io vi chiedo innanzitutto, perché siamo qui a Taranto oggi? Oggi siamo al Taranto per il Medimex, il festival della musica che approda per il secondo anno a Taranto, questa versione estiva, concerti, mostre, incontri d'autore, presentazioni di libri. Taranto, capitale della musica in questi giorni, capitale d'Italia della musica. Noi come Puglia Rock abbiamo organizzato questo evento che poi è finito nel programma ufficiale del Medimex. Tramite Henry Ruggeri siamo venuti in contatto dell'Oasis Fan Club, che ha portato qui questa fantastica mostra di cimeli, memorabilia, dischi autografati dedicati a Liam Gallagher e alla sua carriera con gli Oasis. Dopo una presentazione così, io penso che tu abbia già detto tutto. Io sono qui in particolare per Liam, ovviamente seguirò tutte e tre le date del Medimex, questo festival che è cresciuto tantissimo in così breve tempo. E sono felicissimo che ha portato Liam in Italia, che mancava ormai da un paio d'anni, quindi ultra felice di essere qua e di aver portato un po' dei pezzi che ho nella mia collezione personale da mostrare ai fan e anche agli amanti della musica, no? Assolutamente, amanti dei memorabilia, del collezionismo musicale, qui c'è pane per i vostri denti. Grazie. Venendo agli Oasis, Fabio, secondo te qual è la canzone che più rappresenta gli Allora, questa è una domanda alla quale io non posso rispondere perché Oasis? per me tutte le canzoni rappresentano gli Oasis e perché ovviamente ognuno è legato più a una traccia per vari motivi. Gli Oasis hanno un catalogo di tracce sterminate, di inni di una generazione, quindi io questa domanda non ti saprei rispondere. Posso dirti quali sono tra le mie canzoni preferite? C'è Columbia, sicuramente, che a quanto pare domani Liam farà dal vivo e sono felicissimo di questo perché non la segue dal vivo dagli Oasis, ha fatto un'anteprima 2 giorni fa a Londra. Poi c'è Laila, anche questo è un pezzo che sembra che Liam ha riesumato dal vecchio catalogo Oasis. Poi vabbè, per me io sono legato a Wonderwall perché è una canzone che in qualche modo ha dato il nome al fan club, alla fanzine che abbiamo fatto negli anni. E poi, vabbè, potrei continuare ancora, nel senso, per me tutte le canzoni hanno un motivo, poi ognuno ha il suo, ovviamente, riferimento. Beh, mi vesto io da giornalista, gli faccio una domanda a lui. Cosa ne pensi del singolo Il uscito oggi? singolo, l'ho ascoltato, ma lo voglio ascoltare meglio, nel senso che oggi sono stato in treno, l'ho ascoltato. È il singolo che mi aspettavo da Liam, ovviamente un singolo all'altezza del suo repertorio, insomma anche del primo disco. Bello. Domani lo ascolterò dal vivo e sicuramente mi piacerà ancora di più. Le canzoni, di solito io non mi espongo mai all'inizio, no? Certo. Aspetto i primi 5-10 ascolti, ecco. Però vabbè, qualsiasi pezzo che possa tirare fuori Liam per me è sempre un Domani lo capolavoro, no? ascoltiamo per la prima volta dal Domani vivo, lo diciamo, quindi bella chicca per ascoltiamo, non è proprio Taranto. la Non è prima la volta prima. dal La vivo, ma è la seconda volta dal vivo. prima volta dopo il rilascio ufficiale, penso, o no? Certo. Shockwave dici il Sì, singolo? Shockwave. Sì, dopo il rilascio ufficiale, ovviamente che è uscito oggi il singolo, sì, è la prima volta. Quindi bella Sì, chicca di beh, nuovo, sì. per Ma non solo Taranto. quella, secondo me ci saranno anche altri pezzi che potrebbero essere inediti o comunque presi dal catalogo degli Oasis che comunque non ha interpretato più da molti anni, quindi sì, c'è molta attesa domani e lo so perché ho avuto molti contatti da amici inglesi, mi hanno contattato in tanti perché erano proprio eccitati all'idea che questo è il primo vero concerto di Liam in un festival per quest'anno, significa che ha fatto solo un'anteprima a Londra con un set molto breve, insomma, quindi questo è il vero primo concerto, sarà domani. E quindi non ci resta che aspettare domani. Sì, Benissimo. manca poco, manca poco.